Vediamo quest'oggi il gelicidio, un fenomeno atmosferico molto insidioso, pericoloso durante il periodo invernale. A volte può succedere, può capitare anche in pianura padana e sulle vallate interne appennini, che si tratta appunto di pioggia che gela a contatto con il suolo. È molto pericoloso ovviamente per la viabilità, causa di numerosi incidenti. Come dicevo, le zone maggiormente coinvolte nel periodo invernale possono essere le conche interne appenniniche e anche la pianura padana, specie tra Emilia e Basso Piemonte. Andiamo a vedere in sintesi con la grafica. Tutto parte ovviamente da un fiocco di neve. Alle alte quote, durante una perturbazione, ritroviamo fiocchi di neve che iniziano a cadere, poi trovano uno strato di aria più calda alla media atmosfera e quindi qui il fiocco di neve si fonde, diventa una goccia di pioggia e poi, quando al suolo le temperature sono ancora rigide sotto lo zero, però appunto è poco lo strato di aria fredda in prossimità del suolo, non fa in tempo nuovamente a riformarsi il fiocco di neve, cade in goccia di pioggia e poi si solidifica a contatto con il suolo e si forma quindi questo classico vetrone che rende appunto l'asfalto molto molto scivoloso e pericoloso. Aggiornamenti, ulteriori news, come sempre visitando il nostro sito trevimeteo.com.